Liceo Vico di Chieti, una mattinata impreziosita dalla visita del professor Pierluigi Ciocca, economista e già vice direttore della Banca d'Italia per quasi 12 anni, dal febbraio 1995 al dicembre 2006. In realtà Ciocca è tornato nel suo liceo frequentato tantissimi anni fa, soprattutto ha incontrato gli studenti delle classi quinte che si stanno proiettando nel mondo degli studi universitari. Proprio per questo il professor Ciocca ha tenuto una lezione di economia politica per invogliare appunto gli studenti a questa disciplina. Devo dire che il rapporto con Chieti è risalente e permane, però insomma è l'occasione che è particolarmente rara e graditissima. Cosa dirà agli studenti? Io proverò, e non ci riuscirò naturalmente, ma proverò a fare propaganda per lo studio dell'economia. E anche perché penso davvero che quelli fra questi studenti che si iscriveranno all'università, se sceglieranno questa disciplina, avranno opportunità anche di lavoro. Questa è un'occasione senza dubbio propizia per gli studenti del suo liceo. Sicuramente è una giornata emozionante. Quest'anno celebriamo il decennale dell'istituzione del Liceo Classico Europeo, che è una scuola innovativa perché prevede proprio lo studio del diritto e dell'economia fin dal primo anno di liceo. Quindi sicuramente la giornata di oggi sarà particolarmente significativa ed emozionante perché avrà un valore orientativo per i nostri studenti, come diceva il dottor Ciocca, auspicando che molti di loro scelgano di studiare economia. Come è cambiata Chieti, secondo lei, dal punto di vista proprio economico? Io temo che non sia migliorata e questo molto mi preoccupa. La città che io ho vissuto da studente era piena di persone, di attività, mi sembra più ricca di oggi. Ma questo riguarda l'intera economia italiana, purtroppo, che è ferma da 20-25 anni in termini di prodotto pro capite. È il peggior periodo dal tempo di Cavour. Mai era accaduto dal 1861 ad oggi che l'economia italiana nel suo complesso non producesse nulla di più 20 anni dopo. Essa produce oggi quello che produceva nel 2006. Quindi la situazione è molto seria per l'intera economia del nostro paese.